Buona domenica e buona pausa caffè a tutti. Avete visto dal titolo, un po' misterioso, vi parlo di un grande personaggio del Novecento. Vabbè, qui nel Novecento di personaggi ce ne sono stati tanti, ma voglio parlare di un personaggio che magari è conosciuto, non è così conosciuto, è conosciuto di nome. Tra poco vi svelo il nome. Molti ragazzi che seguono, so, molti mi seguono da Napoli. Bene, questo personaggio è una delle grandi personalità napoletane del Novecento, uno dei più grandi matematici del Novecento, forse qualcuno ha già capito. Sto parlando di Renato Cacioppoli, che è considerato, non a mio parere, ma da tutti, uno dei più grandi matematici del Novecento, ma anche considerato un grande uomo di scienza. Addirittura lui è intitolato il nome di un asteroide, ma anche il Dipartimento di Matematica della Federico II, e anche c'è un premio Renato Cacioppoli dell'Unione Matematica Italiana. Quindi, diciamo, non è, non lo dico io, ma è senza dubbio uno dei più grandi matematici italiani del Novecento, che ha contribuito sicuramente a riportare l'Italia a quel livello di cultura che nel ventennio fascista soprattutto, diciamo, la teneva fuori, isolata dal resto del mondo. Ad ogni modo, brevemente alla sua vita, non, purtroppo non visse tantissimo. Nacque nel 1904 a Napoli, dove tra l'altro trascorse gran parte della sua vita, tranne un caso in cui ottenne la cattedra all'Università di Padova, la cattedra di analisi algebrica. Ma ad ogni modo era figlio di Giuseppe, un chirurgo. Giuseppe Cacioppoli, e la mamma era la seconda moglie di Giuseppe, Sofia Bakunina, che era figlia, il nonno di Renato Cacioppoli era un famoso rivoluzionario russo. La zia, sempre Bakunina di cognome, era invece un docente di chimica. Zia che poi vedremo entrerà un po' nella vita ricomparirà tra un po'. Passò la sua adolescenza ad Avella, vicino Napoli, e si iscrisse alla facoltà di ingegneria, ma poi la lasciò dopo 2 anni per iscriversi alla facoltà di matematica. Si laureò presto in matematica e divenne subito ricercatore. Cominciò subito, fece subito delle pubblicazioni. Giovanissimo fu chiamato, appunto, gli fu data la cattedra di analisi algebrica a Padova, ma tornò presto a Napoli dove ottenne varie cattedre, quella di teoria dei gruppi, quella di analisi superiore e poi quella di analisi matematica. Cacioppoli, inutile dirlo, fu sicuramente uno dei matematici che contribuì allo sviluppo dell'analisi matematica nel Novecento. Ma di Cacioppoli non ricordiamo solamente, diciamo, le sue imprese culturali e nella matematica, lui è un grande matematico, ma le cose curiose, era un personaggio abbastanza curioso, lo definirei anche un po' istrionico, perché dunque, intanto nel corso dei suoi studi conobbe, quando aveva 16 anni, una ragazza di nome Sara Mancuso, che poi sposò. Insieme a Sara Mancuso, che tipo di caratteristiche aveva Cacioppoli come persona? Era una persona, era fortemente, era antimonarchico e antifascista. Era un sostenitore del Partito Comunista e tra l'altro era ateo. Tra l'altro il suo assistente era un notoprete cattolico. Quando i suoi studenti lo facevano incazzare, quindi quando aveva a che fare con studenti che non riteneva all'altezza, diceva: voi vi laureerete quando io verrò eletto re e quando il mio assistente verrà fatto papa, per ironizzare. Era un grande antimonarchico, ma era sostenitore del Partito Comunista e soprattutto era un antifascista e contro il regime di Hitler, dei nazisti. Tanto è vero che nel 38, non vorrei sbagliarmi, insieme alla sua moglie, non ricordo se la sposò prima o era ancora compagna, comunque Sara Mancuso, lui fece un discorso proprio antifascista, ma pagò insieme a Sara Mancuso un'orchestra in un bar affinché suonasse l'inno della Marsigliese, l'inno nazionale francese. Ma questo accadde davanti proprio all'Ovra. L'Ovra cos'era? Beh, gli appassionati di storia lo sanno, l'Ovra era la polizia fascista ai tempi del fascismo, la polizia del regime fascista, no? Della Repubblica Sociale. E quindi fu
mandato in carcere, fu messo in carcere. Chi lo fece scarcerare fu la zia, no? Bakunina, la zia docente in chimica, perché lo fece passare per matto. Disse che era matto, era incapace di intendere e di volere. Quindi fu sì scarcerato Cacioppo, ma fu internato. Tra le sue passioni c'era anche quella della musica, del pianoforte, ma anche internato continuò a coltivare la passione del pianoforte e continuò anche con i suoi lavori, con i suoi studi della matematica. Non è finita qui, perché c'è una famosa storia che tra l'altro nasce da Cacioppoli, ma poi è stata raccontata da altri studenti, da altri docenti, sia in ingegneria che magari in matematica, che sono venuti dopo Cacioppoli. Durante un esame, Cacioppoli chiese allo studente che cercava davanti di disegnare una retta. Studente andò alla lavagna, cioè, lo studente era alla lavagna, e lo studente disegnò questa retta che non, ovviamente non piacque al professore, a Cacioppoli, che gli disse: ah, continua la retta, continua a disegnarla. Quindi lui proseguì a disegnare questa retta fino al termine della lavagna, fino ad arrivare alla porta. E Cacioppoli elegantemente disse: a questo punto puoi uscire dalla porta. Questa era la famosa, no? Famoso aneddoto che immagino anche altri conoscano, non solo riguardante inerente Cacioppoli. Ma non è finita qui, Cacioppoli era così antifascista che si divertiva, era solito portare a spasso al guinzaglio un gallo. Perché? Perché al tempo del regime fascista c'era una legge che vietava agli uomini, questo era fatto per salvaguardare la virilità degli uomini, vietava agli uomini di portare a spasso i cani di piccola taglia. E quindi per sbeffeggiare il regime fascista, Cacioppoli era solito andare in giro con questo guinzaglio, con il guinzaglio il gallo. Questo era, diciamo, questi aneddoti che fanno apparire questo grande matematico anche una persona abbastanza, un tipo un po' particolare. Non a caso, diciamo, non è sicuramente bello narrare degli ultimi anni della sua vita biografica. Fu lasciato dalla moglie, deluso anche dalla politica del tempo, si lasciò andare. Si buttò nell'alcol, divenne alcolizzato. Tra l'altro, la vena nel produrre i suoi studi, gli studi matematici si affievolì sempre di più, fino a che esattamente 12 anni dopo, solamente 12 anni dopo, nel 1959, quindi 12 anni dopo, perché il chirurgo morì nel 1947, 12 anni dopo si puntò una pistola alla testa e si suicidò. Morte, tra l'altro, tragica, che va a connotare molti personaggi del Novecento, questo tipo di suicidio. E, inutile dirlo, come Cacioppoli, come già detto, è stato ricordato. Viene ricordato da moltissimi, moltissimi, non so, del nome dell'asteroide al Dipartimento di Matematica della Federico II, ma venne anche ricordato nel 92, nel 1992, con un film che si intitolava, non so se è un film che venne trasmesso su Rai 3, Morte di un matematico napoletano. La regia era Mario Martone, tra l'altro. E non solo, Carratelli, che era uno scrittore, scrisse un libro intitolato Renato Cacioppoli, quindi ci fu anche intitolato un libro, ma soprattutto mi piace ricordare, per concludere, un altro grande personaggio della Napoli intellettuale, Luciano De Crescenzo, che ci ha lasciato da pochi mesi, durante l'estate, un po' prima dell'estate, a giugno se non ricordo male, è venuto a mancare Luciano De Crescenzo, grande scrittore ma grande filosofo napoletano. È apparso anche in televisione tantissime volte, che nella sua famosa opera Storia della filosofia greca da Socrate in poi ricorda proprio, cita Renato Cacioppoli dicendo che fu un docente durante un suo esame e che ricevette da Renato Cacioppoli un cosiddetto, ne parla, dice così, un 21 di scoraggiamento. Cioè, quindi De Crescenzo racconta di questo esame, racconta che di fronte ebbe proprio fece un esame, cioè sostenne un esame, e il suo docente era Renato Cacioppoli, che gli diede questo 21 di scoraggiamento. Così ne parla Luciano De Crescenzo. Mi è
ho avuto il piacere di fare questo video nel ricordare Renato Cacciopoli, perché io lo ritengo personalmente forse uno dei primi cinque matematici del Novecento. E ci ho tenuto a ricordare il fatto che fosse napoletano, visto che non so perché ultimamente, ma questa non è una polemica, leggo da qualche parte, si tende sempre, non so, non voglio fare il sostenitore del sud Italia, del sud centro Italia, ma si tende sempre a, non so, a fare questa distinzione tra il nord e il sud dell'Italia. È evidente che la cultura, non è che nasce solo al nord o solo al sud, non ha né bandiera, né colore di pelle, né provenienza. E quindi ci ho tenuto proprio a ricordare questo grande matematico del Novecento. Buona pausa caffè e buona domenica. A domenica prossima. Ciao.